Beh, da parte sindacale, per arginare questo insidioso problema che colpisce un po' tutti, anche la nostra società, sono di avere sul territorio più controlli da parte di tutte le istituzioni, di non sovrapporre i controlli, di essere efficaci e mirati a partire dalla Guardia di Finanza, da tutti, anche dalla Polizia Stradale. E poi un collocamento pubblico, perché se noi facciamo un collocamento pubblico come c'erano gli anni addietro, noi sottraiamo dai caporali la forza lavoro, perché in questo momento chiunque deve andare a lavorare in agricoltura deve passare per il caporalato. Queste sono le proposte per noi fondamentali: più controlli, una legge, una normativa sul collocamento pubblico, e poi abbiamo chiesto alle istituzioni di istituire un tavolo tecnico presso la prefettura per rapportarci, per non perdere mai di vista questo problema così spinoso. Stefania Croggi, segretario generale della FLAI-CGIL. Il convegno di oggi è qualcosa di più di un convegno, ma è una piattaforma programmatica, una proposta che chiama a ragionare sindacato, istituzioni, organi di vigilanza attorno a questo fenomeno che non è più rinviabile, che è come tutelare e come far diventare di sviluppo legale e trasparente quella che è la grossa opportunità del settore agricolo del paese, della regione e in particolare anche di questa città. Vengono fuori dei dati, dalle illustrazioni, dalle relazioni che sono state fatte, delle potenzialità di questo settore per numero di occupati e per eccellenza di produzioni. Ma su tutto questo grava tutto quello che è il lavoro nero, il lavoro irregolare, quella che è il potere del caporale. Si possono sconfiggere i caporali? Sì. Come si possono sconfiggere? Abbiamo fatto la proposta che adesso il questore sicuramente, spero, accetterà e si farà promotore di un tavolo attorno al quale gli attori, quindi chi rappresenta i lavoratori, chi rappresenta le istituzioni, chi rappresenta gli organi di vigilanza di questo paese, potranno trovare una soluzione fatta da un incontro tra domande e offerta di manodopera che deve avvenire in un posto pubblico. C'è un disegno di legge presentato unitariamente dalle organizzazioni sindacali, è fatta di maggiori controlli ispettivi, di maggiori risorse che debbono andare per i controlli ispettivi, passa attraverso la modifica del reato penale di caporalato, che deve garantire l'immunità e un permesso di soggiorno aggiuntivo per chi denuncia. Sono delle proposte e vogliamo vedere se riusciamo a concretizzarle. L'iniziativa di questa mattina è un'iniziativa non la solita, non è un convegno. È un'iniziativa nel quale parliamo di un odioso fenomeno che è quello del caporalato in agricoltura, e in questa iniziativa noi avanziamo delle proposte. Per questo abbiamo invitato le istituzioni, abbiamo invitato e ringraziamo per la loro partecipazione la prefettura, la questura di Salerno, INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro. Ecco, sono i soggetti con i quali vogliamo ragionare sulla nostra proposta, che è una proposta articolata in sei punti, a cominciare da quella che è la lotta alla tratta di esseri umani, a quello che è la istituzione di un collocamento pubblico in agricoltura, a quello che è il problema del trasporto, a quello che deve essere anche il coinvolgimento delle associazioni di consumatori che devono pretendere prodotti che vengano fuori da aziende che non hanno sfruttato il lavoro, a quello che è il problema dei rifugiati. Ecco, una serie di proposte che non vogliono essere definitive, ma sono delle proposte sulle quali vogliamo ragionare con le istituzioni che sono presenti stamattina, e da domani mattina cominciare un lavoro su queste proposte per tentare di capire come riusciamo ad arginare questo fenomeno che ormai è diventato sempre più consistente. In agricoltura ormai si lavora quasi esclusivamente attraverso l'intermediazione di manodopera, e questo sta riducendo un territorio terra di nessuno, perché in agricoltura ormai vige il sottosalario, si lavora ancora a 25, 28, 30 euro, gli orari superano quelli contrattuali, si vive in situazioni di estremo degrado. Ecco, sono cose che denunciamo da tempo, ma oggi non c'è più tempo per la denuncia, oggi c'è il tempo di rimboccarsi le maniche e tentare di capire quello che si può fare.